Zaniolo agli Spurs, al Tottenham, per 21 milioni più Alderweireld, almeno questo è quello che si discute, o Zaniolo per Alderweireld più Sissoko. Questo è quello che il mercato, il calciomercato, sta così mandando come messaggio in questo momento. A quanto pare a Londra ci sono gli emissari della Roma, più c'è Baldini che è fisso a Roma, e più comunque c'è una Roma che non me ne vogliono gli amici romani, davvero non me ne vogliono gli amici romani, ma una squadra strana, è una società strana, perché ogni anno è quella che fa più movimento di calciomercato. Se andate a notare, fa tanti giocatori in uscita, tanti giocatori in entrata, c'è tanto mercato ogni anno alla Roma, è come una squadra che non ha solidità, non ha riposo, non ha tranquillità, è una squadra che deve cambiare sempre, adesso anche con movimenti strani. Questo di Zaniolo sarebbe un movimento strano, e adesso ci andiamo e ne parleremo, ma pensare anche al Shaarawy venduto in Cina, cioè ai giocatori giovani, ai giocatori che vogliono rimanere con te ma tu li mandi via, cioè qualcosa che non si capisce. Ma anche là un presidente a Boston, un direttore qui a Londra, è strana, la Roma è proprio strana. Io non lo so se la Roma cosa farà quest'anno la Roma in termini di campionato. Io secondo me che alleggerà verso il decimo, settimo posto, sesto posto, ma anche perché l'ambiente non può non essere depresso, cioè se gli cambi sempre giocatori, punti di riferimento, allenatore, presidente che non c'è, Totti che va via, De Rossi che va via, cosa... Che senso ha tenere una squadra del genere? Cioè che senso ha Pallotta avere una squadra del genere? Io se guardo, vedo la Juventus, ovviamente ha Agnelli da 100 anni, vai a vedere l'Inter, Suning, la famiglia Zhang è ben messa lì al punto di comando. Il Milan sappiamo quello che è, ma il Milan comunque lo stanno rispettando, perché Elliot sta rispettando il Milan, il momento è quello che è, come se fosse ancora in vendita. Comunque sì, hanno una società, tentano di fare qualcosa, la Lazio ha Lotito da sempre. Arrivi alla Roma così sparsi per il mondo, scusate, davvero scusate gli amici romani, io non so quello che pensate voi, io vorrei che voi commentaste dal romano verso un tifoso interista che sta parlando a voi con rispetto in questo momento. Mi dispiace per voi, perché io conosco la passione dei tifosi giallorossi, è una passione seria, è una passione vera, piace il calcio, vorrebbero vedere la loro squadra ai massimi livelli come tutti gli altri, ma in una maniera più normale, più educata, più stabile di quella che è in questo momento. Si parla di questa mossa di Zaniolo. Zaniolo sarebbe un peccato per il giocatore, lo brucierebbero, perché il giocatore è troppo giovane, è ancora troppo acerbo per andare a Londra e vivere a Londra da solo, allenarsi, avere la pressione di tanti occhi inglesi e guardarlo lì, a vedere, a scrutarlo. Non è pronto per questo. Zaniolo dovrebbe stare un attimino in Italia, un anno o due, altrimenti lo bruciamo. Sarebbe veramente bruciato alla corte di Pallotta. Questo dovrebbe essere il titolo se Zaniolo va via. Meglio se riesce a trovare qualcosa in Italia, sarebbe ottimo per il Milan, per esempio, al posto del pensiero di Veretout. Adesso al Milan è Veretout, sì, c'è un video da fare proprio solo su quello, perché il Milan adesso veramente incomincia un po' a dispiacermi per il Milan. Cioè questo calciomercato così... davvero così con i conti della serva, con i giocatori da serie B presi, cioè non prendere nessuno, tieniti quelli che hai, fai qualche movimento in uscita, ma non andare a cercare giocatori che alla fine va bene, ce ne sono centinaia. Andate a vedere andate su Wikipedia, andate a vedere il curriculum di Veretout, vedete quanto gol segna, o dove ha giocato, nel Nantes, West Ham. Non sono nomi da Milan, non stanno svendendo il Milan come società, ma come marchio, come passione, un po' sì. Sono curioso, secondo me non arriva al quarto posto il Milan, spero per loro, ma secondo me la Lazio è più forte, non parlare di Inter, Juventus e Napoli, che in questo momento sono un altro, dovrebbero fare un altro campionato. Comunque, ritornando a Zaniolo, spero che Zaniolo non venga qui a Londra. Io sono a Londra, vivo a Londra, e spero che Zaniolo non venga qui a Londra. Cioè, lasciate stare il ragazzo dove è, lasciatelo crescere un attimino, non mettetelo già sulle cifre di mercato, 21 milioni più Sissoko e l'altro difensore.
non fatele queste cose di mercato, cioè anche la Roma, state un po' tranquilli, lasciate i giocatori dove sono. Io non capisco davvero Pallotta, Baldini, dovrebbero andare via, lo dico da tifoso interista, figurarsi, non si amministra così una società, sempre là col calcio vendita, vendo, compro, compro, vendo, mi restano un po' di soldi, non lo so, non mi convince questa oggi veramente, questa notizia di Zaniolo alla Tottenham mi ha disturbato, mi ha dato fastidio, perché stiamo parlando di un talento italiano giovanissimo che andrebbe preservato e non messo sul mercato in questa maniera. Commentate, iscrivetevi, date like, non like, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se volete condividere con me questo momento un po' di tristezza verso il calcio italiano, devo dire. Ciao a tutti, ci rivedremo alla prossima, ciao!